gusto di vivere, per la necessità di poter esprimere libertà. Con il microfono do spazio alla volontà, sintomo di personalità, talento, istinto mai sazio di razionalità. È paradossale, già, ma per me è così. Ideale è raccontare ciò che ti pare in modo diretto ed elementare, al tempo stesso mai superficiale. Vivere è come navigare, c'è chi va a largo, c'è chi vuole costeggiare. Esagero, ma si può anche salpare. Uguale, lasciamo stare. 16, 20, 30 pasticche, dicono medicina che fa scintille. Overdose, si muore, stecchito, andato. Già, forse erano troppe parecchie le risposte a domande quasi mai poste. Gente presa per i capelli sul punto di morte. Ma così è andata, la sorte è comandata. C'è chi lo vuole e c'è chi invece risorge, sempre più forte. Non subisce, non finisce in fasce, ma si convince e convince. Comincia, non finisce. Quindi io, dal canto mio, dal canto mio, vivo per il gusto di vivere, per la necessità di potermi esprimere. Libertà, come agire nel rispetto della propria personalità. Vincere, l'argomento è tosto, ma ne posso parlare. Ora che sto a posto, sposto il losco, credo nel giusto, in ciò che veritiero e non distorto. La politica ormai è come a carne arrosto. FIAN, falsignari, avete naso. PDS, RC, padroni del sapere, rispettate, camminate. Me ne sto retto, dritto per il mio cammino. Io, fitto, continuo a capochino e dico ciò che credo perché mi stimo. Dedico il mio tratto a chi vive ogni giorno come fosse il primo. E provo, giro, ammiro, traccio una soluzione e mi pongo in discussione. Perché nessuna dottrina è sicura senza il riscontro delle persone. Passione, solo questo è il modo per il raggiungimento dell'emozione. Che soddisfazione quando sai che ciò che fai è la via per la tua professione, che ti rende attivo perché vivi pienamente ogni situazione, che ti fa pensare, fai sentire la tua voce. Quindi io vivo per il gusto di vivere, per la necessità di potermi esprimere. Già, libertà, come agire nel rispetto della propria personalità. Vincere, ma non è una lotta, no, non è un duello. La vittoria è decidere di vivere e di farlo tranquillo. Il linguaggio è bello quando è chiaro e diretto. Sigillo, veicolo per un messaggio, meglio senza strillo. Sarebbe poco saggio degenerare in una lite che va oltre lo scintillo. Poi si dice, perché c'è la guerra? Beh, forse perché è una lite di più forte grido, dove la rabbia non si spegne con un cazzotto, ma con un razzo da qualche parte partito. Il linguaggio è bello quando parte da dentro. Sensibilità, sentimento, dal tono si capisce la verità di un complimento. Se no, silenzio. È inutile presentare una trasmissione tipo Per tutta la vita, Don Fabrizio è separato da Rita e Albano da Romina. Scusa, ma è un controsenso. Penso a questo e vado libero, libero nel cervello e vivo per il gusto di vivere, per la necessità di potermi esprimere. Già, libertà, come agire nel rispetto della propria personalità. A vincere, quindi io vivo per il gusto di vivere, per la necessità di potermi esprimere. Oh, libertà, come agire nel rispetto della propria personalità. Vincere così, è così che fa. Vivo per il gusto di vivere, per la necessità di potermi esprimere. Libertà, come agire nel rispetto della propria personalità. Vincere.